Ciao a tutti amici di Vita da Nerd e di The Receiver Review. Come potete chiaramente dedurre dai vostri occhi, dai vostri sguardi attenti, c'è stato un upgrade, un cambio di location. Dopo quasi due anni e mezzo, a dire la verità, di recensioni fatte un po' nei cantucci più reconditi nella mia stanzetta, a volte vi ho portato anche in gita, e ritenetemi fortunati di questo, ad Augusta Taurinova, per chi non sapesse, non masticasse degli idiomi più arcaici. Grazie all'apporto degli amici di Vita da Nerd abbiamo inaugurato questa nuova rubrica che, tanto per cambiare, perché a volte le minestre riscaldate non sono poi così male, parlerà di cinema. Si continuerà a parlare di cinema, perché io più di cinema non è che vi possa parlare, e parleremo del cinema di oggi, ma parleremo anche del cinema di ieri. Oggi però abbiamo un evento importante di cui parlare, perché sono quasi passati 27 anni e, come ormai dalla metà degli anni 80 tutto il mondo sa, ogni 27 anni in una cittadina sperduta del Maine, nota come Derry, accadono degli eventi luttuosi, degli eventi assolutamente tragici. Direi che ormai è inutile dilungarsi in ulteriori presentazioni, perché chiaramente stiamo parlando del remake, anche se dire remake non è forse troppo corretto, di It, il romanzo capolavoro di Stephen King, che terrorizzò milioni di lettori e terrorizza ancora milioni di lettori in tutto il mondo. Chiaramente noi sappiamo che di It non c'è stato soltanto un adattamento, che è quello di cui parleremo oggi, ma negli anni 90, nel 1991, la televisione canadese, per la precisione, produsse una miniserie in due puntate abbastanza scadente. Insomma, erano gli anni in cui la televisione era ancora, non era la televisione di oggi, non c'erano le serie televisive di oggi, e quindi la televisione era comunque ancora un intrattenimento di serie B. Fatto salvo, comunque, quella serie non fu così un disastro per l'interpretazione di Tim Curry per Pennywise, il clown danzante It, il clown divoratore di bambini e delle loro paure. Molto bene, quindi questo nuovo film, che film è? Abbiamo Andy Muschietti, o Anders Muschietti, o Muschietti, che dir si voglia, perché c'è ancora un po' una diatriba sulla pronuncia. Io preferisco dirlo, pronunciarlo come Muschietti, anche se so che è molto più corretto Muschietti, perché è bucolico, no? Questi Muschietti sono molto interessanti. Abbiamo Anders Muschietti in cabina di regia, un regista argentino, scoperto da Guillermo del Toro nel 2013 con La Madre, quindi era il suo primo cortometraggio, Mamà, piacque molto a Del Toro, che gli fece produrre il film della madre. Quindi Andy Muschietti entra in cabina di regia dopo l'abbandono di Kerry Fukunaga, il creatore di True Detective, e confeziona quello che più che un horror in realtà è un fantasy dalle tinte dark. Come giustamente mi ha fatto notare un mio amico, un mio collega, è molto simile a The Goonies in stile dark, in stile horror, e risente anche molto di un prodotto invece allo più nuovo, cioè Stranger Things. Si vede molto la mano, l'ispirazione che Muschietti ha preso da Stranger Things. Quindi It, che film è? È un film che mi è piaciuto molto, è assolutamente un capolavoro, come mi è capitato di sentire da più parti, che è stato decantato varie volte, ma è assolutamente un film di ottimo valore, un buon film di intrattenimento, sicuramente un film che si piazza tra i migliori film finora usciti, sicuramente può competere tra i migliori film di quest'anno. Ed è un film che, come dicevo, ha poco le caratteristiche dell'horror, ma questo non è assolutamente una pecca, anche perché il romanzo da cui è tratto è sì ascrivibile al genere horror, ma per essere più corretti, se vogliamo essere precisi, è più un romanzo di formazione, un cosiddetto build un roman, perché effettivamente questi bambini, il gruppo di perdenti che affronta It, segna un passaggio importante da quella che è l'infanzia verso l'infanzia, che ormai sta già scemando, perché questi qui sono già mezzi adolescenti, verso l'età adulta. E Muschietti si dimostra abbastanza bravo nel trasmettere questa sensazione, anche perché questi bambini
in cui peraltro il personaggio di Nietzsche è interpretato anche da uno degli attori che fa Stranger Things, quindi si vede questa chiara contaminazione, beh, non sono poi così tanto innocenti. Cioè, comunque tra di loro le dinamiche che si stavano tra di loro sono abbastanza perfide. Ho apprezzato molto questa malignità che intercorre fra di loro, questa malizia, questa cattiveria verbale, ma dietro cui si nasconde anche probabilmente una cattiveria psicologica, una cattiveria che Muschietti coraggiosamente trasporta anche nella una delle scene, forse la scena clou del film, no? Cioè quella della, all'inizio, che vediamo all'inizio, che è quella della morte di George, il fratellino di Billy, dove abbiamo uno dei rarissimi casi della cinematografia, soprattutto nella cinematografia mainstream, quindi questo è un blockbuster, un film per il grande pubblico, di violenza su un bambino, perché quando It aggredisce George vediamo questa scena in cui gli stacca anche un braccio prima di ucciderlo, cosa che può sembrare banale, ma se voi ci pensate un attimo, effettivamente di scene di violenza sui bambini, i bambini al cinema sono intoccabili, non gli succede niente, se muoiono tendenzialmente la loro morte non viene mai fatta vedere, tantomeno si va ad insistere su dettagli macabri come appunto può essere la mutilazione. Quindi questo mi è piaciuto molto per il discorso del coraggio che ha affrontato, che però non ha mostrato nell'eliminare una scena che io ritenevo fondamentale, perché nel romanzo è fondamentale. Io capisco la difficoltà, perché nel romanzo questo chiaramente non c'era assolutamente nella assolutamente democristiana serie TV degli anni 90, perché era una serie TV della televisione canadese per la prima serata, quindi figuriamoci un po'. Nel romanzo noi sappiamo benissimo che c'è questa scena dell'orgia tra i bambini che fanno sesso con l'unica ragazza del gruppo, Beverly, apposta per cementare questo loro rapporto e sconfiggere It, perché It non si sconfigge da soli, è la forza del gruppo che va a intaccare il suo potere. Questa scena, che era presente nella sceneggiatura originale di Fukunaga, è stata tagliata. Beh, capisco le difficoltà, però io fossi stato in Muschietti avrei rischiato, cioè nel senso mi rendo conto della difficoltà di girare una scena del genere con attori di novelli, però qualcosa si sarebbe potuto fare in cui mantiene la linea della cattiveria. Questi bambini non è che siano proprio così salvabili, alle volte insomma se ti vi fa trovare paura non è che ti dispiace più di tanto. E venendo appunto al discorso di It, là nella miniserie avevamo Tim Curry che fece questa magnifica interpretazione, fondamentalmente è l'unico motivo valido di quella serie, perché poi tutti gli altri attori contro erano molto scarsi, la stessa effettistica speciale era abbastanza scadente. Il clou, la forza di quella serie è stata quella di costruire attorno a un cattivo e alla sua interpretazione l'interesse. Questo nuovo Tim Curry, questo nuovo Pennywise It è interpretato da Bill Skarsgård, l'attore svedese, figlio di Stellan, fratello di Gustav, insomma sono tutti una famiglia di attori. Per la cronaca, Gustav è quello che fa Floki in Vikings, Stellan Skarsgård era il padre di Turner nei Pirati di Capo, ha fatto anche altra roba, però giusto per dare una collocazione geografica a questi due nomi. Interpretato la discarica in maniera molto interessante. Io non voglio dire che l'interpretazione sia migliore rispetto a quella di Tim Curry, perché sono due interpretazioni diverse. Quella, la cosa che manca all'interpretazione di Skarsgård è la bonarietà. Cioè, il clown di Skarsgård fa paura, non c'è assolutamente nessuna possibilità che possa attirare effettivamente un bambino. Quello di Tim Curry era comunque abbastanza simpatico, nonostante non detesti i clown, cioè Cloud, Bumble, no, sono ricordate che ci sono i progetti, Annabelle, tutta questa roba da bruciare subito, perché se bruciare sta roba qui in casa, i clown, cioè, il demonio, il mostro, quel che sia, te lo chiami, no? È come negli horror, quando su voi avete fatto caso, no? Con questa piccolissima parentesi, negli horror, soprattutto negli horror di possessione, dov'è che va il demonio a bussare alla porta? Va da un noto bestemmiatore, giammai. No, ma sempre da chi mangia, chi prega, chi fa i sacrifici, chi si pente e poi ti va a bussare, ma per forza, tutto il giorno. Prendo per esempio The Witch, no? Per chi l'ha visto, molto bello, ve lo consiglio, un uomo d'atmosfera molto raffinato. E questi qui sono talmente tanto credenti che vengono cacciati via da una comunità di protestanti mormoni, cioè quindi la roba che quelli dell'ISIS sono, cioè degli stinchi di santo,
e poi ovvio che tata vi va a bussare il demonio in casa, per forza. Quindi state sempre attenti ai pagliacci, alle bambole, perché chiaramente, e alle preghiere, perché ve le chiamate. E quindi questo clown di Skarsgård fa paura anche in virtù del trucco. Io la butto lì, non la voglio tirare a quelli della produzione, però un Oscar è il mio trucco, io una nomination, poi vediamo, chi saranno gli altri, poi così gliela darei. Ma questo film chiaramente ha anche dei punti a sfavore, nel senso, io è un film a cui ho dato 8, ve lo dico subito così, mi ha tagliato la testa al toro. Quali sono i punti a sfavore? Sono pochi, però sono abbastanza gravi, cioè manca un po' l'introspezione, nel senso che se c'è la cattiveria dei bambini, c'è un po' di indagine, ma manca appunto quella scena là dell'orgia, ma mancano anche altre cose, nel senso che c'è un po' poca ricerca da parte di questo gruppo delle motivazioni per stare assieme e anche di indagine sul mostro, cioè avremmo voluto sapere un po' di più sul mostro, sul suo legame con Derry. Io su questo non insisto, perché probabilmente sarà l'oggetto di indagine della seconda parte, come già stato più o meno annunciato dalla produzione. Però avrei preferito qualche tempo un po' più lento, alle volte sembra un po' un film d'azione, questo non è che sia negativo, però visto il grande interesse per un antagonista così fascinoso, ecco, dilungarsi qualche minuto con qualche scena in più non avrebbe sicuramente annoiato. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è stata la scarsa presenza degli adulti, cioè ad Harry tutti sanno di It, ma lui grazie ai suoi poteri che obnubila la mente delle persone fa in modo che la sua presenza passi inosservata. Ecco, il mondo degli adulti non c'è. Visto che gli adulti sono importanti nella formazione di questi bambini, pensiamo a Beverly, no? Che viene stuprata dal padre, quindi c'è un rapporto con questi adulti indubbiamente conflittuali nei confronti del loro figlio, o all'altro ragazzo che è ossessionato, torturato da questa madre che non lo fa mai uscire di casa perché ha paura che si prenda qualsiasi malattia. Quindi io avrei preferito un maggior ampliamento del comparto degli adulti, perché insomma non sono assolutamente indifferenti, visto che anche se inconsciamente sono complici delle malvagità di It. E un ultimo piccola nota di demerito che posso dare a Muschietti, ma più che a Muschietti la do in sceneggiatura. Muschietti non ha scritto la sceneggiatura, ha consigliato ma ha ereditato copioni scritti da altri. Nella prima parte ci sono tutta una serie di visioni, no, che It mostra ai perdenti per metterli in fronte alle loro paure e terrorizzarli. Ebbene, parte una sorta di carrellata dove non c'è un attimo di tregua. E qui l'avrei spezzettata di più. Cioè, avrei fatto avere la visione a Tizio, benissimo. Tizio cosa fa? Va dal gruppo e dice: oh ragazzi, guarda che ho visto un bambino, dice: oh, ma come sei scemo, sei pazzo, e non ci credono. Poi man mano le hanno tutti e allora prima spacchi il gruppo, perché questi dicono vabbè è fuori di testa, quindi ah ma l'ho avuto anch'io, ah ma anch'io, che fai nascere l'indagine, e poi dopo aver spaccato il gruppo lo ricompatti ancora più forte di prima. Quindi questo è una, io avrei spezzettato un po' di più la scena, ma è un errore minimale, nel senso questo non toglie comunque il fatto che sia un ottimo remake o primo adattamento, se lo vogliamo contare, la serie televisiva. Per dire, effettivamente molti dicono che è una grande opera horror, secondo me è una grande opera, una buona opera di dark fantasy, però per dirlo definitivamente bisogna aspettare la seconda parte, che uscirà nel 2019, sempre per la regia di Muschietti, che si voglia, di cui probabilmente ci sarà uno, se ci sarà Jessica Chastain nella parte di Beverly. Quindi direi che It di Andres Muschietti è indubbiamente promosso con un bel lotto, andatelo a vedere, non fa paura, non spaventate, nel senso le scene terrorizzanti sono contenute nel trailer, ma questo non è assolutamente uno svantaggio. E spero che ci seguiate, che ci seguirete, che vi appassionerete in questa nuova rubrica, e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.